L'impronta ecologica è la quantità di territorio produttivo necessaria per sostenere il consumo di risorse e la richiesta di assimilazione di rifiuti da parte di una determinata popolazione. Più semplicemente può essere definita come la quantità di natura necessaria per sostenere lo stile di vita di una popolazione. I primi a parlare di impronta ecologica sono stati Mathis Werkenegel e William Rees, docenti presso l'Università Canadese della Columbia Britannica a Vancouver. I loro studi si concretizzarono nel 1993 con la pubblicazione di un manuale dal titolo How Big is Our Ecological Footprint? Per rispondere a questa domanda, osserviamo le abitudini di questi tre ragazzi, correggendo quelle non ecosostenibili. La vita, soprattutto nelle grandi città, ha ormai fatto dimenticare a molti la stretta connessione che c'è tra un organismo vivente e la natura che gli si trova intorno. La velocità dei processi di consumo e di produzione non permette il naturale rinnovo degli elementi naturali, primo fra tutti l'acqua. L'impronta ecologica globale dal 1960 ad oggi è aumentata di oltre il 60%, percentuale che in gran parte è dovuta semplicemente alle nostre cattive abitudini. Nel consumare un pasto ci nutriamo di vivande e pietanze che per essere prodotte hanno consumato delle risorse. È possibile attribuirgli quindi un'impronta ecologica. Un chilogrammo di pane, ad esempio, ha un'impronta ecologica di 9,7 metri quadri, un litro di latte 2,3 metri quadri, un uovo 12 metri quadri, mentre un chilogrammo di carne circa 140 metri quadri. Torniamo indietro e riduciamo l'impronta ecologica. Assumere un comportamento ecosostenibile è più semplice di quanto si possa immaginare. Chiudere il rubinetto mentre ci si rade e preferire la doccia al bagno evita inutili sprechi d'acqua. Il trasporto incide sull'impronta ecologica per via del consumo di combustibile e dell'energia impiegata per la realizzazione dei veicoli. L'impronta ecologica di una persona che percorre 10 km in automobile per raggiungere il posto di lavoro è pari a 1530 metri quadri. Al concetto di impronta ecologica è strettamente correlato quello di biocapacità, che rappresenta la capacità di un territorio di fornire prodotti utili all'uomo e di assorbirne i rifiuti. Considerando lo stesso viaggio di 10 km utilizzando un mezzo alternativo, riduciamo drasticamente l'impronta ecologica. Dai 1530 metri quadri prodotti dal viaggio in macchina o in moto, si passa a soli 122 metri quadri se si usa una bicicletta e 303 metri quadri se si usa l'autobus. Thank you.
Anche mobili, elettrodomestici, vestiario e gli altri beni di consumo partecipano in modo significativo alla formazione dell'impronta ecologica. Con lo stile di vita attuale, l'impronta ecologica dell'umanità è di oltre il 40% superiore all'area disponibile. Questa eccedenza non può essere superata per un lungo periodo, perché porta inevitabilmente ad un graduale esaurimento delle risorse naturali della Terra. Giuro davanti a Dio, e Dio mi è testimonio che i nordisti non mi batteranno. Supererò questo momento e quando sarà passato non soffrirò mai più la fame, né io né la mia famiglia. Dovessi mentire, truffare, rubare, uccidere, lo giuro davanti a Dio, non soffrirò mai più la fame. Dati nazionali rilevano che in Italia il deficit ecologico è di circa 2,5 ettari a persona. Per mantenere la nostra popolazione ai nostri livelli di consumo ci vorrebbero circa 3 Italie. Anche per l'energia, piccoli gesti riducono l'impronta ecologica pro capite.